Adesso apriamo la pagina dedicata al Covid e anche in particolare al rientro in zona gialla dopo oltre 2 mesi dell'Abruzzo, ma gran parte delle regioni italiane, quasi tutte per la verità, sono tornate in zona gialla, il che significa anche bar e ristoranti aperti al pubblico, che può anche sedersi ed essere comodamente servito. Ci si siede e si consuma solo all'esterno, però è già qualcosa rispetto a quanto avveniva fino a ieri. E per raccontarci questa giornata particolare abbiamo in diretta da Pescara Anna Di Giorgio. Anna, buongiorno. Ciao Marina, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, hai riepilogato bene tu proprio all'inizio, lanciando questo nostro collegamento. Qui da Pescara siamo con Andrea Berardinelli e la sua telecamera sul lungomare nord di Pescara e con noi c'è un noto ristorante della costa appunto pescarese. Abbiamo Maurizio D'Anolfi, chef e ristoratore, che è uno di quelli che, secondo il decreto Draghi, potrà aprire il proprio locale al pubblico, però soltanto negli spazi esterni, perché la cosa vera poi è questa, è che sì, si parla del fatto che bar e ristoranti possono riaccogliere la propria clientela, ma questo è consentito almeno fino al 1° giugno soltanto a quei locali che hanno la possibilità di effettuare il servizio all'esterno, dove insomma il rischio del contagio è inferiore rispetto a quanto avviene invece nei luoghi chiusi. Allora, le regole sono comunque le stesse. Il nostro buon senso ci impone sempre di continuare a portare mascherina, di essere distanziati, di avere sempre le solite regole di igiene. Però questo è già un primo passo, insomma, perché in tutti questi mesi di chiusura, in cui le misure erano molto più restringenti per contenere l'emergenza da Covid, avete lavorato magari da asporto come categoria di ristoratori e in alcuni casi anche di bar, però questo, insomma, è un buon inizio, c'è anche il sole, quindi insomma siamo felici oggi. Sperando che regga il sole, che sia una stagione positiva dopo tanti mesi di inattività. Noi, grazie a Dio, abbiamo questi spazi all'esterno che ci reggono, speriamo di ripartire come si deve. Però la categoria deve essere unita, non pensiamo solo all'anno che possiamo aprire, dobbiamo pensare anche ai nostri colleghi che stanno al centro e non hanno il piazza all'esterno. È un contentino, accettiamo questo contentino, però speriamo di allungarlo anche la serata, perché chiudendo alle 10, già almeno alle 11 per il mese di maggio, riusciremo a fare qualcosa, visto che il lavoro principale è serale per noi, che il giorno lavorativo sulla riviera. Invece la sera chi viene per pescare per lavoro gli dobbiamo dare pure un servizio. Quindi, sperando che sia una stagione positiva per tutti noi, di mantenere sempre le regole, ma non le regole anche di maschera, anche i miei colleghi, mettiamoci alla prova noi, perché dobbiamo essere noi, con le distanze, con tutto, non cerchiamo di fare i furbi, dobbiamo aiutarci fra di noi, tutti uniti, noi dobbiamo uscire da questa situazione brutta, pericolosa, siamo stati più penalizzati, però sperando di ripartire uniti, facciamo la forza e riusciamo in tutto. E qui c'è anche un'altra questione in ballo, come diceva giustamente Maurizio D'Anolfi. Intanto il coprifuoco, che è stato rimasto comunque fisso dalle 22 alle 5, che penalizzerebbe un po' la fascia della cena. Altra cosa è, di cui si sta discutendo è anche il fatto che ovviamente qui siamo a Pescara, comune sulla riviera, fa caldo, si va incontro alla stagione balneare, parlare di cene fuori è più semplice rispetto a magari chi in zone di montagna è penalizzato, gioco forza, insomma, dal tempo e dalle temperature. Anche questa è un'altra questione che va discussa e affrontata. Ma perciò gli dicevo, non è che dobbiamo essere uniti per affrontare anche l'interno, perché non è solo Pescara. Pescara è il capolinea della regione, è stata sempre la portabandiera della regione Abruzzo, sperando di riportarla come si deve questa bandiera, che l'ultimo periodo l'abbiamo un po' abbandonata. Dobbiamo far tornare Pescara a crescere, far riportare gente sulla riviera, dare l'accoglienza che abbiamo perso un pochettino, ma dobbiamo essere uniti, amministrazione comunale, regionale, provinciale e tutti noi uniti, fra ristoratori, stabilimenti, ma tutte le attività commerciali. Dobbiamo tornare a far vivere questa città che era una volta, non so tanti quanti ne sono i pescaresi, che Pescara era bella fino agli 85-90, dopo ce la siamo persi. Perché Bene, Anna. Pescara è abituata a far entrare gente, non a far uscire. Sì, io volevo chiedere anche un'altra cosa per sì, Marina. Sì, in sintesi, perché altrimenti andiamo lunghi, come si dice. Sì, infatti,
Allora, l'ultima cosa, adesso state lavorando ovviamente con i tavoli all'esterno, dentro non si può consumare, quanto questa misura vi penalizza? Insomma, state lavorando con numeri ridotti e anche con personale ridotto. Sì, personale ridotto, ma non sappiamo nemmeno quanto ci penalizza, perché oggi io di lunedì sono stato sempre chiuso, oggi per la riapertura siamo stati partiti anche di lunedì. Si penalizza tanto perché minimo vento sulla riviera, fuggono tutti. Insomma, questa è in estrema sintesi, Marina, ricordando che poi il decreto Draghi impone che ai tavoli ci si possa stare non più di 4, ovviamente il numero può aumentare soltanto se si parla di conviventi e di nuclei familiari particolarmente insomma, numerosi, però le regole sono queste, distanziamento, dal 1 giugno ricordiamo che anche i locali al chiuso potranno servire nelle sale chiuse, appunto, però la consumazione va fatta, il servizio ai tavoli va fatto fino alle 18 comunque. Comunque, se hai domande da studio... No, grazie Anna, so che stasera poi... Sì. Va bene per il momento, so che stasera poi cercheremo anche di capire se riprende la moda dell'aperitivo, cenato o non cenato che sia, ma per il momento ringrazio Anna Di Giorgio e ringrazio l'ospite Maurizio D'Anolfi e anche l'operatore Andrea Bernardinelli.